Zavettieri, intanto benvenuto, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Prima domanda subito: come Ercole Di Nicola l'ha convinta? Perché noi, parlando anche con un po' di procuratori, ci hanno detto: guardi che Zavettieri, se salta la panchina dello Spezia, va lui. Ma adesso non so questo discorso dello Spezia o di altre squadre. Io, come ho detto in conferenza, ero indirizzato su altri progetti di lavoro. Poi domenica mi è arrivata questa telefonata del direttore, è stato veramente molto persuasivo, mi ha coinvolto il suo entusiasmo. Senta, prima di parlare del derby con il Teramo di domenica, le faccio due battute. La prima, la filosofia della sua, l'Aquila, rispecchierà un po' quella del suo Bari dal punto di vista tecnico-tattico, ovvero un 4-3-3 molto propositivo, ma al tempo stesso molto, molto attento alla fase difensiva, forse con la peculiarità che va a pressare molto alto. Se ci sono le condizioni non sarebbe male, vedo che è molto seguita con il Bari lo scorso. E infatti ha veramente accentrato un po' qual è un po' la mia filosofia. Ci provo, ce la mettiamo tutta, io mi auguro che ci siano le condizioni per comunque dare quella identità, quel tipo di identità. Poi magari le caratteristiche dei giocatori saranno diverse, però l'idea può essere quella, indipendentemente poi dal sistema di gioco. Allora, sicuramente all'organico manca una punta, ma so che di questo lei non parla, l'ha detto in conferenza stampa. No. Le chiedo solo di un giocatore, perché l'ho affrontato come avversario lo scorso anno, che è Mario Pacilli, era l'esterno esterno nel Trapani dei miracoli dello scorso anno. Ecco, nel suo modo di giocare Pacilli si adatta bene? Sì, sono sicuro che potrà far molto bene Pacilli. L'ultima è il Teramo, una squadra che con Vivarini gioca a memoria, una squadra che fa dei movimenti degli esterni offensivi, l'arma in più con le due attaccanti, uno va incontro al pallone, uno attacca la profondità. Scipioni a destra sale molto, Perrotta a sinistra è bloccato, quindi una sorta di difesa a tre in fase di possesso. Come si affronta? Allora, innanzitutto la ringrazio perché mi ha dato queste notizie, che ancora non ho avuto modo di lavorare sul Teramo, lo farò probabilmente da venerdì. E vediamo, loro sicuramente sono una squadra forte, gioca come hai detto te a memoria, è prima in classifica, viene da 4 vittorie, però faremo la nostra partita. Bocca al lupo. Crepi. Mister, comunque c'è una grossa novità.